Per chi è stato lo scorso 15 aprile al Teatro Tosti di Ortona, il vecchio detto aprile dolce dormire ha lasciato il posto ad una nuova concezione dell'ozio, aprile dolce sorridere. Un neologismo coniato spontaneamente da chi in poco più di due ore si è ritrovato con l'addome e le mascelle indolenzite dalle risate. Quindi parodie e caricature sul palco del Teatro Tostiano, ma soprattutto energica hilarità a go-go, targato Colorado Café, due ospiti d'eccezione, un milanese Pucci ed un abruzzese Rocco Enrollo, i quali con sottile sarcasmo hanno evidenziato la piena contraddizione del nostro tempo. Coinvolgendo presentatori, tecnici e spettatori, non hanno risparmiato nemmeno noi giornalisti. Rinfrancati dal sapere che il buon senso è alla base dell'umorismo, più che fare da spalla, abbiamo battuto sulla spalla. Andrea ciao, Pucci! Ciao, Emiliano, ciao. Ma anche tu qua a vedere lo spettacolo? Assolutamente sì, siamo saluto, qui perché guarda, siamo venuti apposta. Allora, Andrea Baccan, giusto? Baccan, sì. Baccan, in arte. Baccan in che senso? Nel senso che un tanto casino oppure... Tanti a scuola mi prendevano in giro per sta roba qua, sì. Baccan casino, sì, dicevano così. Però non hanno avuto torto, Non hanno, infatti, siamo qui a far Baccan, esatto. Appunto, insieme a lei. Allora, quando è che ha scoperto la sua verve comica? Quando è che se ne è accorto? Ma dai tempi della scuola prendevo, ma come tanti altri miei colleghi, si prendevano in giro i professori, si prendevano in giro i compagni di classe. E poi, insomma, addirittura mi ricordo un episodio che la professoressa di ragioneria mi diceva: Baccan, ho due ore, la prima ora spiego, la seconda ci feri della tutto. E io dicevo, vabbè, accettavo. Quindi due ore dovevo dedicarle, un'ora a far sì che lei spiegasse ragioneria e l'altra potevo far ridere tutti i compagni. Allora, io, da come abbiamo visto tutti, insomma, da Zelig, Colorado Caffè, eccetera, eccetera, lei si esibisce con monologhi di satira, sostanzialmente, di costume, ecco. A chi si ispira? Ma perché mi dite lei? Tu, Baccan, Pucci, cioè direttamente, a chi ti ispiri? No, mi ispiro a... provo a riportare alla gente quello che è accaduto a me nel corso dei miei 46 anni, quindi compresa la vita di coppia, dai primi tempi insieme, a come si evolve, e ho riscontrato da tanti anni che tanti si rivedono, ma addirittura chi si rivede di più sono proprio le donne. Sono le donne che mi dicono, ma sì, veramente, noi siamo proprio così. E invece sono alcuni casi dove si incazzano, dove un pochino dicono, no, ma guardi, lei parli per lei perché io non sono così. Ed è proprio lei che in quel momento è quella che io vado a descrivere nei miei monologhi. Sì. Questa è psicologia? Credo di sì, un aspetto psicologico nei confronti della gente credo che ci sia all'interno del mio spettacolo e di quello che dico. Ma io provo sempre ad andare anche nelle persone che conosco, gli faccio una radiografia non parziale, generale, nel momento in cui le incontro, anche a te, ti ho già analizzato da quando mi hai... Che ne è venuto fuori? Ma che sei un professionista, che ti piace il tuo lavoro e che vuoi riuscire a far bene il tuo lavoro. Questo è quello che ho appreso, perché sei preciso, tutto segnato lì da un pezzo, insomma, no, si capisce. Sei un professionista. Grazie. Bene, 20 euro. 50 minimo. L'emozione, perché questa è importante, l'emozione di calcare il palcoscenico di Colorado Caffè. Sì, Colorado è una, ormai è diventata una, come si dice, una cosa che prevale, no? Cioè, insomma, una cosa che la gente si aspetta, è un programma televisivo che la gente si aspetta. Io ci sono da quando è nato, che siamo partiti in terza serata, loro hanno creduto in me, io ho creduto in loro e da 2 o 3 anni a questa parte abbiamo ottenuto il successo che meritavamo. Ci sono dei grandi artisti che collaborano. Non siamo i rivali di Zelig, non vogliamo questa rivalità, siamo due famiglie differenti, definiamole così, anche perché loro vanno su Canale 5, noi su Italia 1. Siamo due famiglie, sì, c'è un po' di rivalità, sì, un pochino c'è, leggera c'è. Si va a vedere i loro ascolti, loro vanno a vedere i nostri. Però, bello. Chi prevale? Prevalgono loro, perché Canale 5 è Canale 5, cioè Canale 5 è l'emittente di punta di Mediaset, quindi tutti gli ascolti sono del 20% più alti su... Però a noi sta bene stare di là, noi siamo i leader da quell'altra parte, meglio essere leader di un piccolo paese come dell'Abruzzo che essere leader contrastati però di un territorio nazionale. A proposito dell'Abruzzo, quante volte è stato qui? Ma in Abruzzo ci sono venuto un po' di volte, sì, perché ho a che fare con questi ragazzi che sono molto bravi, Domenico Sistilli, che è l'uomo che mi ingaggia sempre per queste cose, e mi piace, mi diverto, si sta bene, si mangia bene,
belle ragazze, la gente è cordiale, i teatri dove vai sono sempre pieni perché hanno voglia di ridere, hanno voglia di freschezza, e così sta bene. E da un punto psicologico della satira rispondono anche gli abruzzesi nella stessa maniera dei milanesi o comunque rispetto a quelli di Napoli o di Palermo? Sì, non devi tanto rompergli i coglioni perché sennò si incazzano, quindi è meglio stare un po' più indietro, fare un passettino indietro, però l'uso e il costume di quello che narro io all'interno, ripeto, del mio spettacolo prende un po' tutto il territorio nazionale, l'adolescenza è uguale per me. Di qua sulla destra ci sono 180 trombe che squillano di qua e 180 squillano che trombano di qua. Ci sono anche delle partecipazioni in vari film, nuovi progetti in merito non solo da un punto di vista cinematografico ma anche da un punto di vista di spettacoli. Televisivi? Sì, ce n'è fortunatamente tanti, tu sai meglio di me che in questo campo non si dice niente per superstizione. Le apparizioni nei film mi sono molto piaciute perché in alcune ho interpretato il comico, che è la mia professione, in altre ho interpretato come in Intelligence con Raoul Bova, facevo il russo. Cattivo, incazzoso, che dopo mi hanno ammazzato, però vuol dire che quelli che fanno parte di questi progetti hanno delle vedute più grandi, più espanse per me, e questo mi fa piacere. Allora, per concludere, un saluto a tutti gli abruzzesi da parte di Pucci. Un saluto a parte di Pucci e a tutti gli abruzzesi. Stasera, oltre a me, c'è un grande artista che l'intervista, non so se verrà dopo. Sì. Rock and Rollo, mio grande amico, lo saluto. Lo abbraccio, abruzzese, che lui quando viene qua spacca tutto. Prima di me, ciao, saluto, viva l'Abruzzo, porco Giuda, non mollate mai, dai. Ciao, ciao Emiliano. Ciao. Insieme a Ivan Martorelli, in arte Rocco e Rollo. Yes. Ciao allora, ragazzi. Allora, il primo a portare nel panorama nazionale il dialetto abruzzese, perché in realtà è così, ci sono molti comici abruzzesi che sostanzialmente non l'hanno fatto, se l'hanno fatto l'hanno fatto con grande timidezza. Tutto questo, come è andata e perché? Diciamo che nella mia mente folle ho creato questo personaggio che poi, se vogliamo dirla tutta, non è nient'altro che un'estremizzazione di me stesso, della bestia, del mostro che ho interiore. E poi, siccome comunque a me piace l'hard rock, il rock and roll, l'heavy metal, tutto questo genere di musica molto fucking power, diciamo che mischiarlo all'abruzzese, che poi tra l'altro è la nostra regione, è la nostra lingua, è la nostra terra proprio, quindi per me è un orgoglio, e mischiare l'heavy metal all'abruzzese penso che sia stato un binomio molto... molto buono, ecco. Ma perché rocker? Proprio rocker. Ma perché io sono un rocker, respiro rock and roll da quando mi alzo a quando me ne vado a dormire, e anche mentre dormo, fregate. E l'idea quando è venuta, quella di invece portare a livello addirittura non solo abruzzese, ma nazionale, appunto l'idea di portare questa ventata granitica, come la chiami anche tu, quella del rock and roll abruzzese? Beh, diciamo che purtroppo la nostra bellissima terra ha tanta gente sconosciuta e penso che sia un peccato. È ora che noi abruzzesi un attimo ci come si dice, ci rimbocchiamo le maniche e facciamo vedere al mondo da dove veniamo, quanto è bella la nostra terra, perché è un peccato tenerla nascosta, un gioiellino tenuto nascosto in questa maniera, perché non ci manca niente, teniamo lo sole, lo mare, la montagna, la collina, tutto quanto, allora fregateci. E gli arrosticini. E gli arrosticini, yeah, I go to Rostel. Ascolta, Ivan, altri allora progetti imminenti? Progetti imminenti? Sono in uscita col disco. Sono in uscita col disco. Oh yeah, just for fun, giusto per i fan. Ecco il triplo singolo tanto atteso, Hello Tarzan. A fine mese sarà in tutti i migliori negozi di dischi e in vendita in giro. Poi essendo di metallo pesante li vendiamo pure nelle ferramente, fregate. Se no che cazzo stiamo a suonare a fan, beh dai. E comunque, arcurdetevi una cosa,
noi siamo abruzzesi, non ci sdrai nessuno, viva l'Abruzzo, palla! And then, as we say in Los Angeles, in provincia di Montesilvano, because we are us, perché noi siamo noi. Ecco, un saluto granitico a Maiella News. A Maiella News? Oh, fregata. Scream for me, Maiella News. Scream for me, for all the people, trust me. Fucking rock and roll. Fucking power! Rock and roll. Come on, all together. And one, and two, and one, two, three, four. Hello, Kaka. Kaka, hello. Hello, Kaka. You! Siamo in compagnia del direttore artistico di questa stupenda manifestazione comica, Francesco Di Tullio, che dinanzi alle nostre telecamere adesso farà una sorta di bilancio dell'ultima serata, delle tantissime, numerosissime serate all'interno del Teatro Tosti di Ortona. Un saluto ai telespettatori di Maiella News, siamo contenti di avervi qui all'interno di questa rassegna. Ma un bilancio... Mi chiedi un bilancio, insomma, allo stesso tempo può essere una cosa semplice e complessa. Complessa perché comunque se mi viene da pensare a un bilancio globale posso solo dire che un teatro come, per una città come Ortona, insomma, una città di 23.000 abitanti o poco più, ha avuto veramente una programmazione bella carica, impegnativa e soprattutto più che degna di una città di questa grandezza. Abbiamo avuto dei concerti molto importanti e in più appunto questa rassegna comica che ha visto alternarsi sul palco tantissimi comici, a cominciare da Marco Papa, abruzzese, che ha presentato il suo ultimo lavoro doppiato, fino a Zelig, un appuntamento con due comici di Zelig di punta, uno Giovanni Caciopo e Giorgio Verducci, e in chiusura appunto stasera ancora potete sentire in diretta Andrea Pucci e Rock and Rollo, altri due comici di punta del programma Colorado Live. Credo che il bilancio sia tutto positivo e ci auguriamo di fare sempre di meglio l'anno prossimo. Maiella News, offre. Oh, fregata.